Ok. Castellammare del Golfo. Monte Inici. E un anno e mezzo dopo circa sono tornato a Castellammare, Monte Inici. Questa è stata la mia prima escursione. Avevo fatto pizzo del dottore, quindi la prima parte del percorso sarà uguale, solo che stavolta voglio cimentarmi nel giro completo di Monte Inici, un percorso di quasi 30 chilometri e per la prima volta affronterò un percorso così lungo, quindi non è scontato, e quindi go straight. E mi ricordo che ero venuto a fare una passeggiata, allora camminavo in spiaggia tanto per fare qualcosa di diverso, e quindi avevo visto questo sentiero e ho detto ma vediamo dove porta, e ho cominciato a percorrerlo e sono arrivato sopra Monte Inici. Ho cominciato a godere dei primi paesaggi spettacolari e da allora è iniziata la mia passione per il trekking. E quindi oggi torno sul luogo del delitto. Il primo pezzo è su strada asfaltata. Lascio la stradella sterrata e prendo il sentiero del Bue, Fossa del Bue. E qui c'è, credo, la salita più dura dell'escursione. E andiamo. Il sentiero si chiama Sentiero Vadrunicchio, che appunto mi porterà alla Fossa del Bue, dove ricordo c'era un bel rifugio. Ed è un bel sentiero proprio fra la vegetazione. Il sentiero è abbastanza percorribile, in alcuni punti ripido, la difficoltà più grossa sono tutti questi alberi da scavalcare nel percorso, ma in ogni caso niente di così difficile. Diciamo che il sentiero non è più molto tracciato, e quindi mi sono perso nel bosco e ci sarà un po' da scarpinare. Per fortuna ho ritrovato la strada, che in effetti la strada e il sentiero c'era, però a un certo punto l'ho perso, quindi
ho dovuto passare proprio al nulla, e da queste parti dovrebbe esserci il rifugio. E mi ricordavo bene, infatti c'è la stradella, faccio una piccola deviazione, ci voglio tornare per la seconda volta nella vita a questo rifugio Fossa del Bue. Per la seconda volta nella vita, e chissà che magari ce ne sarà una terza in futuro, saluto il rifugio Fossa del Bue, e da qui si vede bene Pizzo Stagnone, che sarà più o meno la prossima meta. Da qua arrivo a vedere la stradella che tornante dopo tornante arriva a Pizzo Stagnone. Per i più giovani, volendo, può anche arrivare qua, da qua alla vetta di Pizzo Stagnone. Una bella arrampicata. Ma è per i più giovani, temerari. È una bella salita. Poi sotto il primo sole primaverile. È dura, è dura. Molto dura. Con una piccola deviazione. Questo stagno inizia la lunga discesa che mi riporterà al punto di partenza. Diciamo che mancano una quindicina di chilometri. È incredibile. La strada è molto molto piacevole, c'è questo passaggio in mezzo al bosco, veramente bello, no? Poi soprattutto adesso che ho finito tutta la salita, adesso mi godo il panorama, il paesaggio. Wow! Sto attraversando Pizzo Agnello. Prossima tappa, Pizzo del Crastone, e ci faremo una bella grigliata di crasto e buon appetito. Sono arrivato anche a Pizzo della Serla, poco più di 700 metri. E quindi ultima tappa, Pizzo del Dottore, che sarà lì sicuramente ad aspettarmi.
indirizzo del dottore. E dopo pizzo del dottore, purtroppo il dottore non c'era, neanche l'ambulanza per portarmi alla macchina, e quindi questo vuol dire che ci devo arrivare con le mie gambe. E mi rimane l'ultima discesa, saranno 2-3 chilometri. Pizzo Teleprio! E stavolta è veramente l'ultimo. Per non farci mancare niente, chiudiamo con questo tracciato che dà sullo strapiombo, niente di particolarmente difficile, e c'è semplicemente un gran bel paesaggio su Castellammare del Golfo, e bisogna solo stare un po' attenti a non scivolare, perché qui si scivola che è un piacere. Ebbene, dopo quasi 30 chilometri sono arrivato a un paio di chilometri dalla macchina, quindi posso decretare questa escursione quasi terminata. Che dire, Monte Inici è una montagna meravigliosa, ci sono un sacco di possibilità. Quindi ci sono percorsi che possono allungare l'escursione, che la possono addirittura dimezzare o ancora meno. Si può decidere se fare le vette, se fare tutto su sterrato, su strada tracciata, se far avventurarsi nei boschi. Si può veramente fare quello che si vuole, uno scenario ideale per un'escursione di una giornata. Me la sono spassata, sono veramente stanco ai livelli massimi, perché quasi 30 chilometri non sono pochi, ma sono contento, e quindi da Monte Inici è tutto, e ci vediamo alla prossima!